Ciao ragazzi, bentornati alle scimmie. Oggi andiamo a vedere un elemento che è la base di praticamente quasi tutti i movimenti con il bilanciere nel CrossFit ed è sempre dato per scontato, ma non lo è affatto. È la front rack position. È la posizione in cui il bilanciere appoggia sulle nostre spalle e non sui nostri polsi, quindi ci permette poi di lavorare col push press, lavorare col front squat, lavorare col clean and jerk. Se non abbiamo questa possibilità di appoggiare il bilanciere sulle spalle e una buona mobilità per farlo, sicuramente andiamo a incorrere in infortuni che possono essere del polso, della spalla, della colonna vertebrale, che andrà a creare dei compensi. Per cui mi raccomando, non date per scontato questa cosa e lavorate bene per liberare la vostra front rack position. Un muscolo molto importante che può limitare la nostra front rack position è il muscolo a grano dorsale. Un test che uso spesso anche in terapia è questo, il test a parete. Andiamo a mantenere la schiena piatta. Se portando le braccia tese non riusciamo a toccare il muro, ma abbiamo le braccia in questa posizione o dobbiamo necessariamente staccare la lombare per poter appoggiare le braccia, potremmo avere un gran dorsale molto accorciato. Per cui, per liberare questo movimento, un esercizio ottimale è questo. Ci mettiamo al bilanciere, una mano supinata, una mano pronata, il muscolo bersaglio è quello del lato della mano supinata, afferro, abbasso il petto e vado a mobilizzare cercando i punti di maggior tensione, portando il petto verso il basso in questo modo e ruotandolo. Respiro, cerchiamo di non compensare troppo con la lombare e per questo andiamo a attivare la nostra muscolatura addominale. Pancia dura. Stessa cosa andremo a fare al lato opposto. E release. Mi raccomando, per seguire passo dopo passo tutto il lavoro che faremo oggi, scaricate dall'area estrovata del sito lescimmie.net il PDF con tutto scandito, gli esercizi, i numeri di ripetizioni e le pause. Iscrivete alla nostra area estrovata, servirà solo una mail, per cui fatelo subito. Secondo esercizio sul quale andiamo a lavorare, sempre per liberare il nostro muscolo grandorsale, è questo. Andiamo a infilare il braccio nell'elastico e portiamo in apertura il tronco, half kneeling position, andiamo a aprire tutta la catena anteriore. Respiriamo profondamente e cerchiamo una maggior tensione andando a ruotare per percepire l'allungamento a livello delle strutture interessate. Andiamo poi successivamente a cambiare il lato, mi raccomando, la gamba che sta dietro è la stessa del braccio, quindi braccio sinistro, gamba sinistra dietro. Andiamo a aprire tutto. E release. Un altro muscolo chiave che può ostacolare la nostra front rack position è un muscolo che sta nel braccio ed è una parte del tricipite, in particolare il capo lungo del tricipite. Il capo lungo del tricipite è un muscolo biarticolare, che significa che va dal gomito alla scapola. E questo cosa comporta? Comporta che il movimento di attivazione lo esegue estendendo il gomito, estendendo l'omero in questo modo, per cui se il massimo accorciamento di questo muscolo è questa posizione, viene da sé che il contrasto al massimo accorciamento sarà questa posizione. Per cui il capo lungo del tricipite è un muscolo che può condizionare davvero tanto la nostra front rack position. Esercizio chiave che utilizzo molto è questo. Abbiamo un bilanciere e ci mettiamo in posizione come se dovessimo fare degli skull crusher per il tricipite. In questo caso andiamo ad allungare invece, quindi ci posizioniamo così, flettiamo bene i gomiti e camminiamo con i piedi fino a percepire una tensione a livello del tricipite in quest'area. Per percepire la tensione massima dovremo andare a portare i gomiti verso l'alto, quindi flettere il gomito, camminiamo e porto il gomito verso l'alto. Mi raccomando, non andiamo a compensare troppo con la lombare, teniamo gli addominali contratti, manteniamo, approfittiamo di questa posizione anche per allungare i gemelli e il solio a livello dei piedi. Respiro profondamente e release.
una volta che abbiamo mantenuto la posizione statica, andiamo a creare un movimento dinamico. Quindi da qua, allungo e ritorno, slungo e ritorno. E altro muscolo che può ostacolare la nostra front rack position è il muscolo pettorale, grande pettorale, in particolare le fibre addominali, che sono le fibre inferiori. Per allungare le fibre addominali dobbiamo portare il braccio in alto, in questo modo, e andiamo a creare tensione. Respiriamo profondamente e andiamo a percepire una tensione a questo livello. Facciamo la stessa cosa sul lato opposto, braccio in alto. Respiro profondamente. Io generalmente non sto a contare i secondi, ma vado a lavorare con i ritmi, con gli atti respiratori. Quattro atti respiratori lunghi e lenti sono già un ottimo compromesso per creare un buon allungamento a livello delle fibre. Proseguiamo prendendo una panchetta e lavoriamo. Un esercizio che mi piace molto perché si usa nel bodybuilding per ipertrofizzare il petto e la schiena, che è il pullover. In questo caso noi utilizzeremo il pullover per andare a allungare la nostra muscolatura. Quindi prendiamo un dumbbell e da questa posizione, gambe piegate, schiena piatta, andiamo a posteriorizzare. Ci spingiamo un po' indietro in modo tale da poter piegare anche di più i gomiti e manteniamo la posizione. Una volta che abbiamo lavorato in statica, facciamo i piccoli molleggi. Mi raccomando, se si sente dolore a livello delle spalle, sospendete l'esercizio, o se ne avete la possibilità, fatevi seguire da un vostro coach, dal vostro professionista di riferimento. Release. Vedrete che progressivamente le vostre braccia riusciranno ad andare sempre più indietro in questo movimento. Un altro elemento chiave della front rack position è la possibilità del dorso di estendere, quindi lati spine mobility. Prendiamo un foam roller e lo posizioniamo dietro il dorso in questo modo. Lo utilizziamo come cuneo. Una volta che abbiamo rilasciato la muscolatura massaggiando avanti e indietro, con i gomiti chiusi andiamo a estendere il dorso mantenendo la posizione. Respiro bene, chiudo i gomiti in questo modo in modo tale che le scapole creino spazio per esporre il dorso sul foam roller. Volendo potete anche mettere una gamba sopra l'altra per rilassare la parte inferiore e bloccare di più la lombare. Respiro profondamente. Ogni volta vado a cambiare il livello vertebrale spostandomi leggermente in su e in giù. Torno su, sposto il livello vertebrale e estendo la colonna. Devo proprio percepire un'apertura con rullo che fa da cuneo a livello vertebrale, un'apertura anteriore. E release. Un altro esercizio che mi piace molto, che utilizzo tanto, è questo. Prendiamo una panchetta o un box, mettiamo i gomiti in questo modo e portiamo il petto e la testa verso il basso, mettendo l'anca. Andiamo a aprire bene e molleggiare. E manteniamo la posizione. Da qua, braccia che si appoggiano in questo modo. Mantengo il respiro. Successivamente andiamo a lavorare in monolateralità, quindi siamo così, scendo. Stessa cosa sul lato opposto. E release. Un'altra articolazione chiave ovviamente di questa posizione sono il bilanciere. Sarà appoggiato qua o in loose grip. Abbiamo bisogno di mobilità a livello del polso e delle dita. La mobilità delle dita spesso non viene considerata, ma si lavora solo sul polso. Per cui vi consiglio di
andare a allungare non solo i vostri flessori metacarpali, ma anche i flessori delle dita. Per cui mantieniamo la posizione e lavoro anche un dito alla volta in questo modo. Non dimentichiamoci il pollice. Mano destra e mano sinistra. E poi successivamente andiamo a lavorare su flessori metacarpali. Mantieniamo la posizione. Se l'esercizio è corretto, sentirete una tensione a questo livello, proprio a livello dei flessori. E release. Un elemento che può tornarvi molto utile nella front acquisition, nel front squat, è percepire che la colonna sia verticale. Lo zombie squat è un esercizio molto utile a questa finalità e si esegue in questo modo. Al posto che afferrare il bilanciere, andiamo a posizionarci così. Vado a staccare, mantenendo le braccia in avanti proprio come uno zombie. Andiamo a tenere verticalità, perché se dovessi flettere il bilanciere scivola in avanti, mi cade. Per cui siamo obbligati a mantenere il dorso verticale, testa verticale, prendo aria e squat. Bene ragazzi, ora proviamo la nostra front rack position e vedrete dei miglioramenti immediati rispetto a come lo facevate precedentemente. Vi ricordo di scaricare dall'area riservata nel sito lescimmie.net tutto il PDF. Ragazzi, grazie per l'attenzione, iscrivetevi al canale e attivate la campanella di notifica per essere aggiornati sempre con tutti i nostri contenuti. Vi ricordo che ho aperto un canale dove metterò solo contenuti di rehab, che si chiama Le Scimmie Rehab, per cui se vi interessa più la parte terapeutica che quella sportiva, iscrivetevi subito alle Scimmie Rehab. Ragazzi, grazie per l'attenzione, ci vediamo alle Scimmie per il prossimo contenuto. Rock and roll!